così. Anche voi avete tante uova di Pasqua da consumare? Ti penso io. Facciamo una ricetta bella, bella, bella. Guardate anche che cosa uso. Il twist. Prepariamo la cottata. Twist. Per prima cosa prepariamo la pasta folla e la tendiamo. Ecco fatto! Abbiamo immurato uno stampo. Ci mettiamo la pasta folla dentro. Adesso facciamo i buchetti e la mettiamo in forno. Mentre la base si cucina, noi prepariamo la salsa a caramello salato. Mettiamo un po' di zucchero in un pentolino. Adesso la mamma lo accende e fa il caramello. Mentre si cucina il caramello, ricaldiamo la panna in un pentolino. Il caramello è pronto, guardate! Adesso la salsa la fa la mia mamma, perché è pericoloso, bimbi. La mamma si aggiunge il burro e sale e mescola. Quando è sotto bene bene il burro, la mamma mette la panna e mescola. Mescola. La nostra salsa è pronta. La facciamo a riscaldare. La mia salsa caramello si è raffreddata. La mettiamo sulla base. La mettiamo in frigo. Adesso apriamo questo nuovo. Così facciamo il cioccolato. Oh! Stavo cadendo per terra. Ok, non c'è. Oh, un trucco! Guarda! Prepariamo la ganache. Mettiamo la panna bollente al cioccolato a pezzettini e mescoliamo. Guarda! Guardate com'è goloso! Mettiamo la ganache sulla cottata. Per finire ci mettiamo i twist. Per l'ultima cosa ci mettiamo un po' di salsa a caramello salato. Ecco la mia cottata qui. Grazie per il like. Un bacio dalla Cefalora.